Il nuovo trailer del capitolo 5 è appena stato leakato e andremo subito a reagirci, ragazzi, a fare l'analisi completa. Ti ricordo comunque che alle 19 di oggi ci vedremo in live l'evento di Eminem sul canale principale, il link è in descrizione nel commento pinnato. Ma detto questo, partiamo, ragazzi, lo guardiamo prima normale, poi al rallentatore facciamo l'analisi. Ok, vedo un castello giallo là bellissimo. Qui il treno, ragazzi, la cosa più importante è il treno, l'avevamo predetto, arriveranno su forte. Andiamo sottoterra. John Cena Underground, a proposito, questa sezione, ragazzi, si chiama Underground, che vuol dire sottoterra. Abbiamo il covo della tigre, ragazzi. No, il covo anti-tigre, perché stava sulla lavagna. Abbiamo la tua banana. Abbiamo la tua banana. Oddio, hanno la banana di John Cena. Oddio, che figa. Ok, l'occhiale da sole è bellissimo, ragazzi. Ma qua ci sono le mod alle armi. Fortnite, capitolo 5, stagione 1, Underground. Il pescellone. Versione Hercules. Cattura il treno. Ok. No, ragazzi. Lo scudo antisommossa con la quale potrei usare la pistola. Carica, ok. Modifica le armi, ragazzi. Bellissimo. Andremo a vedere tutte quante. Nuovi mirini. Ma mamma mia, ragazzi. No, mamma. Nuovo tipo di parkour. Hanno finalmente riabilitato. La Lamborghini. Dicevo, hanno finalmente riabilitato il parkour da terra, ragazzi. Quello basso. E questo rampino cos'è? Scusami, questo shieldone cosa cacchio è, ragazzi, che si può bere mentre si cammina. Le box sono tornate. Peter. Ok, ragazzi, c'è tantissima roba da analizzare. C'è tantissima roba da analizzare. Season 5, sì, capitolo 5, Season Underground, ragazzi. Vari stili abbiamo qua. Ma andiamo subito a vederlo al rallentatore, ragazzi. C'è veramente un botto di roba. Ok, guardiamo prima qua. Nuova mappa, ragazzi, abbiamo una villa molto italiana, devo essere sincero. Sembra veramente una villa della Toscana, ragazzi, qua con tutti quanti i terrazzamenti, mi sembra che si chiamano. I vigneti, tutta roba bella. Qui abbiamo la stagione polare, che è la parte dietro della mappa. Quindi questa è girata, vi sto mostrando la mappa qua, ragazzi, per capire un attimino dove è la zona innevata. Questo hotel, castellino giallo qua, sembra veramente, veramente bello, ragazzi. Possiamo vedere il treno che passa, l'avevamo detto nel video dei leaks, ragazzi, che ci sarebbe stato un treno. Per il resto, questo shot più basso, possiamo vedere qualcosa? No, non possiamo vedere niente, ragazzi. Ok, andiamo sottoterra, ragazzi, mi ricordo un pochino l'evento finale del capitolo 2 dove si va sottoterra dallo scienziato. Abbiamo qua il treno, si va di nuovo sottoterra, fatemi mutare qua, ragazzi, perché l'audio rallentato fa schifo il rumore. Ok, qua possiamo notare qualcosa. No, questo tipo di lampade che stavano già in cattiva. Cioè, fanno danno incredibile a queste lampade, ragazzi, lo sapete? Quando le tocchi ti bruciano, ma non credo lo faranno qui. Abbiamo Jones versione underground. Questa tipa non ho idea di chi sia. Credo sia una skin nuova comunque. Questo è il covo dei cattivi, che sono alla ricerca della tigrone. Qui non si capisce chi è. E nemmeno queste altre due skin, ragazzi. Però comunque un ufficio ha lasciato tutto quanto in sommossa. Tipo in 5 minuti dobbiamo scappare. Scappiamo, mettiamo tutto quanto all'aria, ragazzi. Prendiamo i fogli più importanti. E lasciamo il messaggio della banana. Per il resto, qua cosa vediamo? No, è tutto quanto incasinato. A soqquadro, ragazzi. Vediamo cosa fa Jonesy. Lo sappiamo già. Prende lo sticker della nana nana. E qui dietro sta scritto: abbiamo la tua banana. Classico stile con le lettere dei giornali, ragazzi. Nei film polizieschi, chi deve fare il messaggio strano non lo fa così, ragazzi. Prende ogni lettera da un giornale e dice: abbiamo la tua banana. Jonesy, tutto incazzato, ovviamente, ragazzi. Molto arrabbiato, perché non devi toccare la banana, Jonesy. A nessun uomo credo che tu possa toccare la banana, però soprattutto a Jonesy. Ok, qui abbiamo tutte quante le armi con i vari attachment. Mentre si giocherà si potrà cambiare, guardate qua, la canna, si potrà cambiare la munizione, il caricatore, si potrà cambiare il mirino, si potrà cambiare anche il coso per il rinculo. Veramente, veramente bello, ragazzi. Ok, John si sceglie quest'arma a fuoco rapido, la ragazza sceglie la mitraglietta, ancora meglio, prende il mirino bolt action, ragazzi, mette l'occhiale. Qui abbiamo dei vetri colorati, it's stained glass, che stanno nelle chiese, ragazzi, magari medievali. Molto bello. Quindi deve essere un posto antico, comunque con uno stile molto interessante, questo cave, ragazzi. Season Underground, ragazzi. Cosa vorrà dire secondo voi Underground? Che andremo sottoterra ma solo in posti, oppure ci saranno delle cose molto importanti sottoterra? Lo vedremo, ragazzi. Qui abbiamo macchine nuove, le motociclette che conosciamo tutti quanti. Fammi vedere un attimino meglio questo posto, ragazzi.
è una zona innevata, sembra la zona innevata del capitolo 2, che si chiamava tipo, non era Borgallegra quella del capitolo 1, si chiamava Misty Meadows, non mi ricordo ragazzi come il nome in italiano, vi sto mostrando l'immagine qua. Comunque un bellissimo, bellissimo posto, questo hotel tutto innevato alpino. Qua abbiamo ragazzi il tempio greco, controparte Baranita abbiamo Potassius Maximum romano, invece abbiamo il pesciolone greco, bellissimo ragazzi, con questo fisico statuario, il tridente, bello, bello, bello. Qui abbiamo l'interno ragazzi, sembra un caffè del 1800, fantastico, bellissimo. Grand Glacier, l'hotel ghiacciato ragazzi, l'avevamo liccato, eccolo qua, l'avevamo liccato, l'hotel ghiacciato. Il Grand Glacier ragazzi, bellissimo, bello, 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 a proprio stile devo dire, però hanno mischiato vari stili di varie epoche, c'erano i greci, c'era il medioevo, adesso qui c'è l'Ottocento ragazzi. Le macchine di Rocket, queste non me ne ero accorto prima ragazzi, guardate qua con il turbo da dietro, fantastiche. Abbiamo il treno, sempre con le solite esplosioni di ogni trailer, la grafica non è cambiata, la grafica è sempre quella del capitolo 4 ragazzi. Jonesy sempre con lo scudo antisommossa, qui abbiamo la pistola normale, giusto? Riesci a vedere che pistola è? Magari se facciamo così. Aspetta qua. È una pistola nuova, ragazzi. Praticamente è una pistola nuova, non l'abbiamo mai vista questa qua, ma è una pistola nuova. Ok, adesso Jonesy corre sempre con lo scudo antisommossa. Non abbiamo visto quanto danno fa o se fa danno. Abbiamo la prima attachment alle armi, ragazzi. Qua il caricatore con tutto quanto bucherellato. Il caricatore a tamburo, questa è la canna bucherellata, scusate ragazzi, il mirino è diverso. Qui, altro mirino, il laser, come sul COD ragazzi, per migliorare la precisione da vicino. Un nuovo tipo di caricatore più lungo ragazzi, un altro tipo di tamburo con un altro tipo di mirino. La canna sempre bucherellata, che abbiamo visto, un altro tipo di canna, un altro tipo di caricatore, però stesso mirino. Quindi un bel po' di varianti. Qui abbiamo una nuova arma ragazzi, andiamola a vedere, bella, 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 bella. Ok, eccola qua ragazzi, nuova arma, è quella che abbiamo visto prima che teneva in mano Jonesy tra le varie valigette. Qui abbiamo visto un burst con un nuovo mirino. Questa zona mi sa tanto di COD ragazzi, quello di COD World, nel primo. Questa persona sta accovacciata, che non è una nuova meccanica, questa è la pistola silenziata. Lei sta scavalcando come sappiamo ragazzi. Torna alla scavalcata, ci sono le macchinette con la cura, spero tornerà la ragazza lama ragazzi nelle macchinette. Sempre questa villa, continuo a confermare, a me pare proprio una villa italiana ragazzi, toscana. Molto molto bella. Movement migliorato ragazzi, qua vedete ti aggrappi al legno, palesemente è Assassin's Creed ragazzi, palesemente Assassin's Creed, bellissimo sto tipo di parkour. Ok, qui abbiamo uno scar ragazzi con il tamburo, quindi tornerà lo scar. Un'altra arma con un mirino, non so se sembra lo scar o un'altra arma. Ok, qui abbiamo la cosa più interessante che volevo far vedere, non è la Lamborghini ma questo tipo di nuova cura ragazzi. Questo è praticamente un emote, ma questa è una cura sicura ragazzi. Sembra del vino, sempre per rimanere a tema toscana, il vino di Firenze, delle campagne fiorentine ragazzi. Nuova macchina ragazzi, guardate qua, bella tutta quanta corazzata, molto molto interessante. I tombini qua luccicano, quindi ragazzi potremo inserirci nei tombini e andare sottoterra, bellissimo, bello bello bello. Possiamo usare questo rampino, mi sa molto di Overwatch, non so perché ragazzi, però è veramente figo. Ecco qua, ti attacchi e ti muovi, nuovo movement speciale ragazzi. Qua sopra cosa possiamo vedere? Questa persona ha un'arma, non si capisce che arma è ragazzi, assolutamente. Però si vede questo nuovo tipo di pump, andiamo a vedere qua ragazzi. Eccolo qua, nuova pompa con la nuova clinger modificata, sembra il pompa del nonno ragazzi. Probabilmente un po' del nonno modificato, tipo lo scar. Lo shieldone si può bere mentre ci muoviamo. Qui abbiamo una nuova arma col silenziatore. Ragazzi, adesso non si può capire che arma è, perché sono tutte quante modificate. Abbiamo le tartarughe ninja! Questo non l'avevo visto, ragazzi. Tartarughe ninja confermate. Bellissimo. Ok. Nuova canna super silenziata. Bellissima, ragazzi. Che cannone abbiamo qua. Qui non si capisce questi graffiti cosa siano, ragazzi, sinceramente. Aveva un altro tipo di pistola, comunque la Super Clinger, la scatola che è tornata, il tetto con il vetro, ragazzi, colorato, che avevo detto. Altre armi, qui viola, non ho capito bene cosa siano, ragazzi, non si capisce, non ho troppo sfocato. Questo è uno scarpe qua blu davanti, con la viola però non si capisce. No, decisamente non si capisce, ragazzi. Però ho visto un bel graffito qua della gente del Chaos, giusto? Magari fa parte della fazione nemica. Sì, eccola qua ragazzi, la gente del Chaos. Non sappiamo adesso se
la squadra di Sloan faccia parte dei cattivi o si sia di nuovo riunita a Jonesy. Poi abbiamo Snake di Metal Gear Solid, ragazzi, con le tartarughe ninja qua vicino, che si è ficcato con la pistola silenziata dentro una scatola, ragazzi. Bella, bella, bella. Poi Peter Griffin qua con una nuova emote, ragazzi. Oddio, qual è l'emote? Talking Bird, Surfing Bird dei Trashmen. Oddio, che figata, ragazzi. Me ne sono accorto adesso. Quelle le monte di Peter. Per chi guarda i Griffin, ragazzi, le monte più belle del mondo. Surfing Bird dei Trashmen, ragazzi. Mamma mia, mamma mia. Qua il classico affare sul treno nella zona innevata, con lo scudo e questa nuova mitragliata. La sta usando senza mirare, ragazzi, quindi dovrebbe essere molto precisa anche in hip firing. E poi eccoli qua, ragazzi, Peter tutto tirato, questa skin Snake, questa skin che abbiamo visto che combatte con Jonesy, questa paladina con la spada, praticamente la ragazza di Firenze, ragazzi, questa qua, questa con sta katana, il tigrotto molto molto figo. E poi gli altri stili, ragazzi, Jonesy versione cartone animato, questa molto bello, questo stile mi piace, questo stile mi fa schifo, Peter Griffin normale è bellissimo, Snake è il tigrone, mamma mia, ragazzi, quanta roba. Codice Callari per il pass battaglia capitolo 5, non vedo l'ora.